l'avversario è bravino, però. L'avversario non è che è bravino, l'avversario ha materiali. E questa è la cosa è diversa. Mi si aspetta anche il controller. Diego, sono tornato e oggi ti ho portato un player speciale. Te lo porterò proprio a te perché te sei un esperto di player perché ne hai visti tanti. E infatti lui è accusato di sottem da parecchie persone. Ok, interessante. Secondo te lo usa, quindi mi stai dicendo che mi ha portato un hacker, tra virgolette. E dovrei vederlo, perché in effetti sono molto esperto. Ho visto così tanti player che ormai, tra l'altro, anche molti accusati di sottem. E ormai ho un curriculum bello potente, però non sono solo. Come al solito, voi iscritti dovrete aiutarmi. Quindi cappellino da Sherlock Holmes e fatemi sapere a fine video cosa ne pensate. Detto ciò, non vedo l'ora di vederlo, perché queste cose stimolano il detective che è in me. E direi di andare. Itachi, tu ci sei? Itachi? Sì. Tu lo sì, usi? Lo usi? Iniziamo subito con le domande cattive. Lo usi? Non mi esprimo. Come non si esprime? Non ha detto no. Non si esprime, Manulix. Oddio. Mai dire mai. Ok ragazzi, ci siamo, stiamo osservando Itachi Mishi. Raga, sono veramente casato. È inutile negarlo, a me queste situazioni piacciono troppo. E mi raccomando, aiutatemi, con il taccuino e con il cappellino da Sherlock Holmes. Però è sceso in un posto abbastanza isolato, quindi il primo fight lo vedremo tra parecchio tempo. Però tu, Luta, prendi le... Allora, dimmi una cosa, con cosa ha la mira potente? Cioè, pure con il pompa o solo con la R? Perché io mi immagino la R? Con tutto, fidati. Con tutto, anche con il pump? Allora, quanto hai di ping? Ragazzi, conosciamoci nel frattempo, perché allora, per far entrare tutte le hit devo avere un buon ping. Secondo me è sotto i 20. Quanto hai di ping? 20-25. Buonissimo, è quello che ho in creative. In realtà in creative non è che mi entrino, però io ho 4G, quindi è tutta un'altra cosa, ragazzi. Il 4G non è classificabile come ping normale, perché ha troppi sbalzi. Passa una nuvola, pam. Passa un uccello, pam. Quindi è un po' scomodo. Quanti FPS fai? Quanti ne hai? 200-240 in pubblica, 240 fissi. Quindi è un monitor 240 Hz? Sì, 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 sì. Che monitor hai? Conosciamoci, bene, ragazzi, però. Non abbiamo niente da fare. È uno della Hawk. Ah, ok, ok, vai sull'economico, no? Comunque, ragazzi, ci siamo, concentriamoci e segnatevi sul taccuino queste cose. 20-25 di ping in pubblica, più 240 fps fissi, e questa cosa aiuta molto con i colpi, fidatevi. Non quindi potrebbe essere la mira sua, bro. Però se ci pensi, fra, il ping è giusto, gli fps sono quelli giusti. Guarda che anche gli fps aiutano un botto nel tracking. Quindi fps giusti, ping giusto, ragazzi, per adesso il punto è a favore per quanto riguarda la mira. Però mai dire mai, voglio vederlo. Ok ragazzi, probabilmente primo fight. Era fermo, qua non è valutabile, fra. No, io punto alla mira, Poi se ha anche le skill, com'è messo a skill, bro? Niente male, però c'è da dire una cosa, che non ha giocato per un po' di tempo perché sarà un attimo seccato di Fortnite. Sarà stufato di Fortnite. Allora, sì, la sense non sembra altissima, Per come si muove, sembra addirittura da pad, mi è sembrato. Quindi quanto hai di sense? Vabbè, è abbastanza media. Media? Ok, quindi diciamo non esagerata, ma neanche bassissima. E aiuta la mira, con la R. Beh, Manuelix, per adesso non mi sembra niente di che. Ed è anche però la R, primordiale. Devi trovare una R normale, per forza, brother. Ok, è andato, ma non era difficile. Cioè, per adesso questa mira niente di che, non mi ha stupito, Cioè, io posso dire quasi sicuramente per adesso, almeno che non succeda qualcosa di pazzesco, che non lo utilizza, cioè, non è un cheater. Secondo me, pushing aggressivo, l'avversario stava spammando e qua in alto. Allora, sembra, non lo so, non mi stupisce. Nel frattempo R blu normale. Adesso voglio vederlo, 108. Attenzione, bella hit, ma niente di sorprendente. Niente di fuori dal comune. Ok, 32. Ahiaia, il ping è buono. FPS. Fra, bravo. Cioè, c'è con la mira, ci prende, ma non è soft aim assolutamente. Allora, io non so quanti anni abbia il ragazzo. Quanti anni hai, bro? 14. Ci ha pensato. Ci ha pensato. Non si ricorda neanche l'età. Però vabbè, 14 anni ci sta come riflessi a palla, no? Poi c'è Manuelix, che quanti anni hai, Manuelix? 15, sono. E c'ha, sembrano quelli di un vecchio. Cioè, di un vecchio morto. La cosa che in realtà non aiuta, ragazzi, è il mio ping. Perché, ok, ho 60 di ping, ma il problema sono i pacchetti persi, ho la X. Quindi potremmo vedere cose strane. Non sarà fluido come vede il ragazzo. Quindi, però i colpi penso che li segni tutti. Ora voglio vedere anche con l'arco, però, Voglio vedere anche con l'arco. Non lo so se l'arco potrebbe funzionare con il soft aim, che tra l'altro non utilizza, raga. Secondo me non lo usa. Però dobbiamo vedere da lontano. Con la R da lontano dobbiamo vedere. Questo secondo me sarà il colpo finale. Vediamo, Sherlock Holmes, sono un detective. Mi piace diventare un detective. Vediamo se c'è qualcuno. Raga, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Però ho già detto la mia pure troppe volte. Mi sto annoiando, voglio vedere qualche fight. Cioè, ragazzo, è bravo, Il ragazzo è bravo. Io da una parte non si può capire più di tanto. Metti vabbè, sì che non si può capire. Lo so che non si può capire da una partita in pubblica. Da dove?
Prende il muro. Il muro per stare al primo gol. Il primo è bello. Ping c'è qua, ha preso la sua struttura, l'avversario. Allora, è molto... Non ti ha sparato il pompa? Non ti ha sparato il pompa, bro? Sì, sì. Vedete ragazzi, anche se è basso ping non spara il pompa. Io non ho capito da cosa possa dipendere questa cosa in realtà ancora. Cioè è skillato però, cioè sa il fatto suo. I materiali non ne hai molti, bro. Non ne hai molti di materiali. È molto concreto, non è il pazzo skillato sgravato, ma neanche l'ultimo arrivato. Sa il fatto suo. No no, è bravo ragazzi, a parte gli scherzi, l'ha pure bloccato. No, è bravo, non ha più materiali. Potrebbe morire, secondo game. Ma questo si sta facendo... No, no. Si sta veramente, si stava curando così. Però ricorda che non hai materiali, l'avversario ti prende i shieldini, per forza. L'avversario è bravino, però. L'avversario non è che è bravino, l'avversario ha materiali. E questa è la cosa è diversa. Mi si aspetta anche il controller, 51! Ragazzi, no, mi sono perso perché stavo guardando il controller, l'avete visto che si era spento lo schermo. Comunque, GG, brother, GG, l'avversario di materiali ne aveva ancora, C'è da dire che i danni del pompa un pochino schifo, però l'importante è averlo ucciso. Vabbè, ma è normale, cioè... Dobbiamo dire, è normale. Prende questa. Comunque, editor, bravo. Quando parlo. Ok, shieldini per forza. Là devi zoomare gli shieldini e levare la musica. Capisci come edito io? Cioè, questo è il mio stile. Lo stile abusivo. Lo stile pazzo sgravato. Ma perché hai preso questa R? Brother, non è il normale? Ok, che è leggendario, È OP? Allora, Manolix, tu dove l'hai visto? In pubblico o in creative, per curiosità? Io in arena. In arena, vabbè, cambia poco. Come se fosse una pubblica a livello di mira, eccetera. E te, allora, partiamo dal fatto che non gli ha sparato l'arco. Manolix non è l'ultimo arrivato, quindi se ha visto cose incredibili, è vero, mi fido. O è lui che non le sta utilizzando? Però non penso. Ok, è entrato. Però niente, cioè, ragazzi, vedete? Io sto vedendo un player molto valido, perché è bravo. Cioè, non è il player... Oh, ma non gli sparano le cose. Oh, ma... Ma... Cosa? Hai laggato? Mi hai tirato una lag... Mamma mia. Ok, si è visto. Stavo dicendo, un player molto bravo, sa quello che fa, ha le giuste skill e le giuste abilità, però naturalmente tu mi hai spammato in faccia la cosa all'inizio della mira, io mi sto concentrando su quella e per adesso, fra, dico la verità, sono sincero nei miei video, mi sembra un player buono, normale, in tutto e per tutto. L'avversario non è l'ultimo arrivato, l'aveva distrutto, poi cosa è successo? Mi sono un po' perso. Allora, io naturalmente, raga, mi concentrerò, come ho detto, più sulla mira che su altro. Fai il pazzo, bello, ci sta. Ci sta un altro, io non sento, non capisco, sono due, vero? Non capisco dalle cuffie. Bello, andato. Ragazzi, deve curarsi assolutamente. Al medikit ha tutto, a shieldini. C'è da dire che ora i materiali li ha. Io lo farei cadere l'avversario, però forse vuole skillare. Ok, sono rimasti in 6, 5 nemici per i nostri taci. Quante kill hai, bro, per adesso? 6 kill, vabbè, ci sta, una partita sensata. Bello. Ma chi è? Questo cosa sta facendo sulle nevi? Quello è Jaren. Quello è Jaren delle nevi, fra. Comunque vedo che le armi ogni tanto non ti sparano, Secondo me non è un ping stabilissimo. Orca miseria, quello sì che usa soft aim. L'ha distrutto così. Continua lo spam. Dove sono gli altri nemici non si sa. Sono rimasti in 5. Qualcuno è morto nel frattempo. La tensione si alza. Il dubbio del soft aim si abbassa per adesso. Poi con la R primordiale. Ok che è leggendario, però bro, da lontano è veramente strano, È abbastanza scandaloso. Però se uno ha soft aim, secondo me non ne risente dello scandalo di questo R. Quindi ma perché l'ha buttato giù il ragazzo. Ok, ci sta. No ragazzi, non lo usa. Secondo me non lo usa. Poi se qualcuno di voi ha altre idee, mi raccomando, me lo faccio sapere nei commenti. Che siete sempre ben accettati voi, perché i video li faccio per voi, ragazzi, non è che li faccio per me. Bello. Bello, però c'è da dire che l'altro giorno ne ho fatte due di fila al volo, praticamente. Quindi, e non uso soft aim. Quindi, è mira. Bella. È mira, bro. È mira. Orca miseria. Bro, è morto di spam. È morto di spam. Bella giocata. Bella giocata là. Dovevi mettere la scala, secondo me, più che la piramide. Però, ok. Coprirti, intendo, Però sei stato un po' impanicato. Secondo me sei un po' impanicato. Sempre l'ansia, ma più che altro si spara. Come se la giocherà. Fra, fammi vedere il soft aim. Bello. Non è soft aim, è mira. Ha un'ottima mira, il ragazzo. Ha un'ottima mira. È meglio di... Ma... No, il pompa diverso. No, forse era scarico il pompa, non lo so. Comunque, ragazzo, ha un'ottima mira, secondo me. È bravo, ottimo tracking. Hai ricominciato a giocare da poco? Hai detto, se non sbaglio. Sì. Mi raccomando, fatemi sapere la vostra nei commenti. Secondo me è un buon player con un'ottima mira. Mi raccomando, voglio sapere la vostra. Bro, tu naturalmente torna ad allenarti, perché potresti diventare veramente un player soft aimer senza soft aim. Cioè, perché è mostruoso, secondo me. Potrebbe diventare molto bravo. Detto ciò, Manolix, io non so tu cosa abbia visto. Forse non era la parte giusta. Lo rivediamo. Non lo so. Magari lo rivedremo in futuro quando si allenerà. Però Manolix, ma tu hai detto che lo accusano anche gli altri di soft aim, no? Eh sì, quindi probabilmente era un po'
emozionato. Vabbè, ma ci sta, ragazzi, ci sta. Io voglio 5000 like per un prossimo video e codice creatore. Devo trattare abusivo e seguitemi su Instagram, perché a breve regalerò una cosa pazzesca.